Ah, eccolo qua, eccoli! Qua sopra troverete un pulsantino segreto. Signori, fermi tutti! Nuovo giorno, nuovo glitch su Fortnite. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Vi aspetto su tutti i social, link in descrizione. Godetevi il video e buona visione. Grandi ragazzi, sono io e bentornati quest'oggi. Belli miei, carichissimi come sempre, perché i giorni vanno avanti e con questi vanno avanti anche i glitch. Quindi, senza perdere troppe chiacchiere, allora vediamo che siamo a livello 29. Considerando che io forse in questa season avrò fatto, boh, forse se va bene 15 partite, tutti gli altri livelli li ho fatti con i glitch. Naturalmente, vabbè, in modo molto minimo, però comunque abbiamo livellato un qualcosa. Mi raccomando, massimo supporto, signori, perché se volete che continui a portarvi questi bug, questi glitch, fatemelo sapere, dimostratemelo, soprattutto condividete questi video glitch con i vostri amici, con chi gioca Fortnite. Il primo codice del giorno, se non mi ricordo male, dovrebbe essere il seguente, ossia 83481. Oddio mio, che succede? Ah, ma già caricato l'anteprima, mica pazzesco! Allora, l'anteprima della mappa dovrebbe essere questa, Paradigms Palms, ok? Non so se l'abbiamo già fatta, nel dubbio comunque ci siamo. Quelli che vi porto oggi dovrebbero essere dei glitch estremamente facili, dei glitch che con un passaggio dovrebbero funzionare, teoricamente. Praticamente adesso lo scopriremo. Ma quanto è bello, fratello! Eze che scopri glitch e li mette su YouTube. Per ogni Bombers che mette like e mi segue su Instagram, gli inoltro una bella figa. Te lo fa una ragazza, io inoltre un bel pischello. Ok, ci siamo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Non lo so. Ma che? Allora, no, sta roba non lo... Ma che è sta roba, ragazzi? Ma è normale che ci sia. Ok, perfetto. Mi stavo già preoccupando. Allora, quello che dobbiamo fare è molto, ma molto semplice. Una volta che noi arriviamo all'interno di questa mappa, per far sì che il gioco inizi a darci i nostri fantomatici e tanto richiesti punti esperienza infiniti, noi dovremmo dirigerci qua sotto. Ok, qui sotto, come vede... Oh, guarda che ragazzi, che quando vedi già i primi sintomi del glitch è bellissimo. Qui sotto, guardate qua, se guardate il punto interrogativo rosso, troverete un bel pulsantino invisibile segreto che, se lo andremo a completare... Ah, eccolo qua, eccoli! Giustamente. Agli altri danno 5000 punti esperienza botta. A fratello Eze. Ma che è sto schifo? Ma veramente me ne dà così pochi? Ma perché? Ma io, ma signore, no, adesso ma perché così pochi? Cioè, io ho capito che faccio questi glitch tutti i giorni. Cioè, è un insulto. Darmene così pochi è un insulto, ragazzi. Comunque, anche voi da casa provateci. Sicuramente ve ne darà di più. Anche perché di meno. Penso che sia impossibile. Non dovrete fare altro se non andare qua sotto, cliccare il pulsantino e il gioco è bello che è fatto. Voi potete tranquillamente starvene anche a FK, che comunque continuerete a prendervi i vostri punti esperienza. Tengo sempre a precisare, fate qualche livello, non di più, perché poi potreste rischiare conseguenze un po' negative sul vostro account. Chiaro? Fatto questo, però non perdiamoci in altre chiacchiere, o meglio, in tante chiacchiere, perché signori, oggi io sono venuto qui e ho diverse mappe da mostrarvi. Quindi, fatto vedere la prima, molto breve, molto intuitiva, passiamo al secondo codice mappa. Ossia, 379486, 374359, l'anteprima dovrebbe essere la medesima, ossia Pro Free For All Arena, ok? Almeno penso, è questa la mappa, non mi ricordo manco io. Ci siamo! Allora, una volta che joiniamo all'interno di questa mappa... Ma io sto registrando? Ok, sto... Ogni tanto ciò. Allora devo andare. Ah, ma sta mappa l'abbiamo già fatta un botto di volte. Ho capito che mappa è. Sta mappa l'abbiamo fatta un botto di volte. In sta mappa ci saranno almeno 20.000 glitch. Allora, noi dobbiamo andare a dirigerci verso il safe area. Ok, una volta che poi arriviamo qua dentro, teoricamente dovrebbe esserci una stanzina con sopra la scritta store. Fammi vedere, dovrebbe essere qua a sinistra. Eccola qua. Qui sopra c'è la scritta store. Entriamo qua dentro. E una volta che entriamo qua dentro, ci porta dalle. Madonna, ragazza, ma qua mi ricordo quanti glitch abbiamo fatto. Porca miseria. Che è sta roba? Tieni premuto per accettare. Non posso, vecchio! Non posso! Una volta che arriviamo qua dentro, raga, saltiamo qua sopra. E poi ricordatevi che ci sono dei glitch con delle mensole invisibili. Quindi, noi facciamo un saltino. Porca minestra, ma dov'è la mensola invisibile? Eccola qua! Quindi, una volta che arriviamo qua, andiamo avanti. E giù di qua, ragazzi, da qualche parte dovrebbe... Ecco qua, forse qua sopra. Eccolo qua, mamma mia! Qua sopra troverete un pulsantino segreto. Noi lo andiamo a premere, lo completiamo e il gioco è fatto. Altri punti esperienze. Quindi, signori, anche questo glitch funziona. 2 su 2, almeno questo ci dà sicuramente molti più punti rispetto al primo che abbiamo fatto. Il primo, ragazzi, veramente era cioè, era imbarazzante. Questo ce ne dà un po' di più, non tantissimi, però comunque noi non ci lamentiamo. Quindi, anche questo è un altro di quei glitch che si può considerare AFK, perché vedete che oggettivamente una volta che voi premete il tasto, il gioco continuerà a givarvi punti esperienza. Non dovrete far altro se non rimanere fermi all'interno della mappa. Però non ne abusate, importa, perché se voi andate fuori con la pulletta a prendere un aperitivino, a fare...
Capito ragazzi? Insomma, dopo magari rischiate di farne più di 100.000 ed è un po' un rischio. Le sorprese però non finiscono qua, perché adesso c'è un'altra mappa da farvi vedere. Altro codice 73695745678. L'anteprima della mappa è la medesima. Allora, questa sicuramente è un po' più complicata rispetto alle prime due che vi ho appena mostrato. Quindi se le prime due, diciamo che con un passaggio le portavamo a casa, le portavamo a termine, questa è un po' più lunga. Quindi cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo dirigerci verso quel pulsantino qua. Ok, a parte che lo vedete in alto nella mappina, c'è anche il tastino A. Una volta che arriviamo qua, ragazzi, noi dobbiamo semplicemente fare così. Ci saltiamo sopra. Ok, una volta che facciamo questo, vedete, ci porta all'interno di un quadrato un po' segreto. A parte che, ma qua siamo sotto mappa. Ah, siamo sotto mappa, perché noi eravamo là sopra. Allora, teoricamente, in quest'angolino dovrebbe esserci un pulsante segreto. Infatti, teoricamente, praticamente non c'è. Quindi vuol dire che questo glitch, ragazzi, non va. Si vede che l'hanno già fissato. Volendo io posso provare un attimo a rifarlo. Però, oh, ci sta, non è che ci possono venire tutti, boys. Qualcuno lo dobbiamo anche infilare. Qua da qualche parte ci stava tipo un pulsantino segreto. E il pulsantino segreto non c'è. Quindi vuol dire che evidentemente questo lo hanno fissato. Mannaggia al porchi Diaz. Tuttavia, diciamo che all'interno di questa mappa ci stanno altri glitch. Vediamo se almeno anche... Ma raga, ma comunque, ma sembra che c'è un palo nel culo. Ma come si muove la mia skin? Ma è normale che si muova così? Ma guarda, l'ha impianta comunque. Vabbè, lasciamo perdere. Il primo non è andato. Proviamo il secondo. Il secondo dovete build. Allora, dovete venire qua. Quindi contate dal pulsante qui, fate 1, 2 e iniziate a buildare due scale. Una volta che avete buildato due scale, fate un piano in questo modo. Di conseguenza, proseguite con un'altra scala e un altro piano. Perfetto, questo, anche questo glitch non funziona, perché altrimenti, perché la skin non mi si è illuminata di blu. E quindi vuol dire che anche questo... No, non mi si è illuminata, quindi anche sto glitch, raga, non funziona. Una volta arrivati qua, emuliamo come sempre un ballettino. Non succede nulla, perché secondo me sta mappa l'hanno completamente fissata. Potrebbe anche essere la versione, A me da versione 6 il glitch l'hanno fatto nella versione quella normale, quella 0. Quindi potrebbe essere tutto e di più. No, non mi dà una ciospa, ragazzi. Questo glitch purtroppo non è andato a buon fine. Signori, niente, non mi dai punti esperienza. Tu dovevi venire qua a sparare a questo coso qua. Iniziava a dropparti tutte di più, ma non va. Comunque, bomberoni, questo è il bello, diciamo, dei momenti live, nel senso del provarli in diretta. 2 su 3 ci sono riusciti. Fatemi sapere voi quanti punti esperienza vi hanno dato. E soprattutto fatemi sapere se magari riuscite a trovare la versione di questa mappa funzionante, perché questa qui momentaneamente l'hanno completamente fixata. Detto questo, da fratello Martellese, lo scovatore di Glitch e Bug, è tutto. Vi mando un salutone, un abbraccione. Mi raccomando, usateli con criterio. Al prossimo appuntamento. Buona giornata. Ciao, Bori! Brrrr!